Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Miss Giulia e questo è un unboxing del sito di Bid Park. Il pacchettino mi è arrivato esattamente entro 13 giorni lavorativi, tutto bello sigillato e imballato, questi sono tutti i prodotti che ho scelto appunto in collaborazione e vi ricordo che all'interno del pacco vi arriva sempre questo ricapitolo con tutti i prodottini scelti. Io ne ho scelti esattamente 9 prodotti, vi posso assicurare pochi ma buoni. Parto subito con mostrarvi questi due stampini per la resina ed eccolo qua, stesso codice, infatti ne ho presi due per poter fare appunto le coppie. Vi mostro lo stampino in dettaglio, ci sono quattro cerchi di quattro dimensioni differenti, il più piccolo, questo qui medio e poi questi due che sono appunto con il foro, questi sono pieni, quelli due forati. Davvero molto versatile questo stampino, non vedo l'ora di utilizzarlo e di mostrarvi l'idea che ho in mente. Quindi questo sarà il primo tutorial in collaborazione con il sito di Bid Park utilizzando appunto questi due stampini. Poi il secondo prodottino è questo qui, questo è il codice. Ho preso questi elementi in acciaio dorato, davvero molto molto belli, sono davvero luminosi, sono queste sorte di ovali in acciaio, come dicevo prima, dorati, misurano 17,5 x 18, davvero molto molto bellini e non vedo l'ora anche questi di utilizzarli all'interno delle mie creazioni. Ne sono presenti esattamente 20 pezzi per confezione. Ed eccoli qua. Davvero carinissimi sono. Anche come pendenti, volendo si possono utilizzare anche con una collanina molto semplice, questo come pendente. Questa è un'idea semplicissima, ma volendo si possono utilizzare anche per altre ideuzze. Poi vi mostrerò. Poi ho preso le rocaille della Toco in diverse colorazioni. Un attimino che le tolgo dalla bustina. La prima colorazione è questa qui, molto molto bella, la 408 della Togo e l'Opac Rainbow Mauve. Bellissimo colore questo, pieno zeppo di sfumature. Il colore di base è una sorta di cobalt con riflessi dal giallo, dal lilla. Non so se si rende in videocamera, ve lo mostro anche senza luce. Provo a mostrarvi appunto tutti i riflessini. Davvero bellissimo. Rimetto di nuovo la luce così ve lo mostro proprio con flash e senza flash. Poi, secondo prodottino, secondo colorazione di Togo, sono tutte ovviamente confezioni da 10 grammi. Questo è il codice 5DF e il Celion Dark Red, anche questa è una bella colorazione opaca, questa qui. Ve lo mostro anche questo senza flash, molto molto bello, molto natalizio, bellissimo. Aspettate, provo a zoomare, che ogni tanto la messa a fuoco non va. Eccola qui. E poi la terza colorazione che è questa qui, 82, è il Metallic Marine Blue. Molto bello anche questo, non so se rende in videocamera, ma vi posso assicurare che è una sorta di blu notte con delle sfumature che vanno dal viola intenso a una sorta di verde, tendente più al petrolio che non proprio un verde molto scuro. Ve lo mostro anche ovviamente senza flash, sperando che si noti la differenza. Poi guarderò il tutto in fase di editing e mi renderò conto se si vede o meno la differenza. Poi vi mostro l'ultimo colore delle Togo, questo davvero spettacolare, è proprio un tripudio di colori, base di un viola e poi tendente al copper, poi ci sono riflessi lilla, poi riflessi anche questo sul viola scuro, cioè davvero davvero uno spettacolo di colore. Questo infatti è uno dei miei colori preferiti, ve lo mostro anche senza flash, molto molto bello. Mi sono dimenticata di mostrarvi il codicino che è il 503, corrisponde appunto al purple. Molto molto bello, ve lo straconsiglio questo.
Questo non vuoi, è un po' come il permanent finish. Lo infilo sempre qualche bustina all'interno del pacco perché sono davvero delle bellissime colorazioni. Con le locali della Togo ho terminato, ho preso solo queste, appunto, queste quattro colorazioni che ve le dimostro così insieme, così sperando si noti. Ok, ve lo mostro senza flash e vi mostro anche la versione con il flash. Così ve le metto tutte e quattro a paragone. Molto molto belle tutte e quattro le colorazioni. Ho preso una colorazione poi di Delica della Miyuki 110, queste sono le DB0115 e sono appunto le Dark Topaz Gold Lustered. Bellissimo colore, prima volta che prendo questo colore, ma è uno spettacolo, me ne sono innamorata. Viene appunto, ve lo inviano in questa fialetta che è davvero comoda ed è uno spettacolo di colore, sempre se il telefono metti a fuoco. Davvero molto molto belle. E un bronzo non di quelli, perché ce n'ho anche un'altra che si chiama proprio bronzo di Delica ed è molto più intenso, molto più scuro come colore. Questo invece è molto lucido e tendente più all'oro, un oro scuro, che non al bronzo bronzo. Non so se mi sono spiegata per bene, ma il colore davvero rende tantissimo. Poi queste qui in fialetta sono esattamente 15 grammi. E queste quando le ho scelte mi sa che erano anche in promozione, quindi non so se adesso sono di nuovo in promozione, ma vi posso assicurare che è davvero un colore spettacolare. Vi mostro anche queste senza luce. Ed eccole qua, molto molto belle. Infatti sicuramente le riprenderò perché sono davvero bellissime. Vi dimostro di nuovo il codicino e appunto sono le DB 015 115. Poi le testo, le valuto e ve le mostrerò anche all'azione. E poi infine ho preso i miei amati Swarovski. Ne ho presi un bel po', queste due confezioni erano in sconto, sempre il solito discorso, non so se sono ancora in sconto, vi metto tutti i link sempre nell'info box così potete spulciare e guardare. Ho preso questi rivoli da 8 mm, questo qui è il codice, sono esattamente 36 pezzi. C'è anche scritto, non so se si nota sulla bustina, anche Swarovski. Provo a far vedere così, sì, ok, si nota. Allora, questi sono i rivoli da 8. Io gli chiatoni, i rivoli, sapete, sono i miei preferiti perché riesco a incastonarli e realizzare tantissimi design differenti partendo appunto da una semplice incastonatura. Cerco di metterli tutti quanti nel verso giusto. Aspettate, così vi mostro il luccichio, luccichio, questo sta a testa in giù, eccolo qua. Davvero uno spettacolo. È un tripudio di scintillio. E come dicevo, sono appunto 36 pezzi. Adesso li rimetto di nuovo qua dentro, dopo li vado a mettere all'interno del contenitore, tutti belli separati, in modo da non rischiare. Anche se ho alcuni Swarovski sempre in questo modo, sia chaton sia rivoli, sempre tutti quanti insieme e non gli è mai successo nulla, quindi volendo posso lasciarli anche in questo modo. Metto pure qua dentro. E poi vi mostro anche l'ultimo prodottino, sempre Swarovski, e sono appunto questi, i rivoli da 18 mm, sempre in colorazione Golden Shadow. Sono 18 pezzi. Sono sempre belli imballati e sigillati. Ok, sono a testa in giù. Un attimino che ne prendo qualcuno così ve li mostro. Sempre se riesco. Facciamo così. Olè, uno è volato. Non riesco a prendere, ho le manine cicciottelle e non ho neanche le unghie, quindi
Ok, faccio un po' di difficoltà. Ed eccole qua. Anche queste uno scintillio unico. Ovviamente qui all'interno ce ne sono altri, cosa si nota, sono 18 pezzi, sotto ce ne sono altri. Li ho controllati già tutti uno per uno e sono perfetti. Davvero spettacolo, uno spettacolo assurdo. Io, come vi dico sempre, starei ore qui ad ammirarli. Tutti questi riflessi, questi scintillini. Ok, li rimetto di nuovo a nanna e non vedo l'ora di utilizzarli per il progetto in collaborazione appunto con il sito Bead Park. Questi mi sa che li lascio in questa confezione perché mi piace, sono belli sistemati e ognuno è nella propria casellina. Ok, niente, questo era l'ultimo prodottino che ho preso appunto dal sito di Bead Park, questo è il codicino, ma vi ripeto, tutti i link e ovviamente anche un codicino li troverete appunto nell'info box. Questi sono tutti i prodotti che ho scelto dal sito di Bead Park. Come vi dicevo prima, seguiranno due tutorial in collaborazione, uno di resina e uno di perline. Quindi restate sintonizzate, attivate la campanella e io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!